Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Bentornati a Ex on the Beach Italia. Siete rimasti scioccati dalla prima puntata? Preparatevi a situazioni ancora peggiori. Ma andiamo a vedere cosa è successo finora. Sconvolgente inizio edizione con Lucrezia un po' sopra le righe. Oh, bella! Oh, Matteo e Fabiana hanno incominciato a piacersi e a flirtare alla grande. Quanto buono è. Già c'è stato un capricorno! Denise si è già attirata le antipatie di mezza villa. È sbarcato in Spagna Alessio, ex di Clea, che è uscito in appuntamento proprio con Denise e l'ha sconvolta. Mamma mia. E ora andiamo a vedere come si ambienterà il nostro Alessio in villa. Bella, però vicino. Sì, sì, è bella. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Già sta a piscina, capo. Ciao. Ciao, Alessio. Alessio, già sta a rompere. Alessio. Ciao. Ciao, Alessio. Ragazzi, io scambio. Vado un attimo in camera. Torno in calma, un attimo in camera. Mi sento un po'. Mezza male. Che gli hai fatto? No, no, io ho fatto. Che gli hai fatto? Mamma mia. Sei incinta veramente. Non ho capito lei che sta male, che è successo? Che gli ha fatto a sta ragazza? Dai già, un attimo. Siamo stati a un posto a ballare flamenco. Cioè, tu hai ballato il flamenco? Non ho fatto ballare flamenco, sta diventando matto. E basta, hai solo ballato il flamenco. Che ti fa, Glenn? Che tu fa sesso in mezzo? Madonna, no! Che ti aspettavi io? Ti sto chiedendo, vuoi litigare? No, ah, okay. Tranquillo, io litigo. No, no, ti sto chiedendo, rispondi, basta. Sì. Già sta rompe c***o, ma anche è entrato. Io per Clea provo e proverò per sempre tantissimo bene. Ti sei simpatica la nostra Denise? Dai, è una brava ragazza, dai. No. Brava, non vuol dire simpatica. Amore, già Lucrezia ho vista che l'ha puntato. Alessio e Clea sono entrati subito in modalità ex. Una condizione che in villa sembra aver contagiato anche chi non è mai stato insieme. Denise, che dorme in un'altra stanza, si sente in diritto di cacciare Daniele dalla sua. E ancora una volta, il povero Daniele deve sloggiare. Io stanotte dormo con voi. Va bene, va bene, va bene se dormo con voi dopo. No, perché qua veramente non ce la faccio. Cioè, domani vedermi ancora questa toc toc, poi andare via che devo pisciare, non me la segno. Io non è che dormo una persona così, a caso. Capito? No, io sto dicendo, io sono perché sto in questo contesto qua. Cioè, io con Daniele comunque è un bravissimo ragazzo, non è un animale, sennò con me non ci dormiva mai, piuttosto dormo da sola nel letto singolo. Ragazzi, posso? Vieni, vieni. Sei sola? Ah, cioè... Cleo. No, scusate, sono arrivata, stavo malissimo. Cioè, hai visto con che condizioni ero? Come andava l'appuntamento? A parte tu che stavi male. No, ma io dopo mi sono sentita male all'ultimo. E ma dopo... se siete andati a ballare il flamenco? No, vabbè. Denise non va bene per Alessio. È perché a lui gli piacciono più le zozze. Cioè, te ce lo vedi lui tipo un calzamaglia? Però comunque non è il mio genere, però. È il mio genere, no? Qua dentro le zozze, abbalangate! Quindi ha trovato pane per i suoi denti. No, non ti piace? Cioè, sicuramente sì, no, dentro no. Dentro no? No, no. Perché? Ma... Praticamente hanno fatto i discorsi della serie. Sì, perché comunque mi voglio divertire, ho fatto guarda, divertiti, mamma mia, rompe le palle, io già una botta di via ne la posso fa. No, stavamo... Chi è che manca? Bravo! Buon pomeriggio! Andate tutti a vestirvi comodi e sportivi, perché tra poco si parte! Un toro di 3 mesi. Porca miseria! E per di più, ancora senza corna. No, no, io non lo faccio! Lasciamo perdere. Siete ancora sicuri di volerlo fare? No, no, io comunque in arena, cioè, non c'entrerò mai, 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 mai. No, no, Matteo, per favore, no! Non lo fare! Non voglio fare. No, raga. Mira, sei, corre via, corre via. Vale, al centro, otra vez. Vale, mira. Bravo, Matteo! Che è tostissimo, fra. No, io sono
lo faccio muoio male. Cioè. Non mi prendi! Se l'adrenalina addosso mi batte ancora il cuore fortissimo. Dai, Dani! Uno, uno. Il braccio che tipo fa così. Corre, 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 corre! Vieni. Corre già! Ragazzi, tutti quanti, leoni, l'unica principessa, principessa fa c***o a tutte le altre. Corre! Però mi... è assurdo, no? Aspetta, è assurdo. Guarda che b***o ti fa no? Cioè, con gli animali proprio non ho, ho bruttissimo rapporto. Mamma mia! Come cazzo si fa? Cioè, raga, mi sta battendo il cuore da qua. Guarda Daniele, vado. Oh! No, tranquillo, tranquillo. Sa come punta. Basta, ho finito, io non lo faccio. 200 euro di scarpe. Come vuoi, termino ora ed espoi nada más. No, 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 tengo ansia. Io ansiosa, tengo goccia di ansia. No, non sto, no. Vai, Lucrezia! No, 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 raga, per favore. C'ha tre obiettivi, il mantello lì e le tue pere. No, no, Totò, tu spostati, spostati tu, per favore! No, no, oh, 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 raga! Oh, 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 è stata una c***a entrare, comunque. No, ragazzi, un applauso, mi merito una sangria. Ragazzi, stasera vi ubriacate voi e sto sana io, ok? Stasera si fa la brava. È più probabile che un meteorite cada qua adesso. Oh, ma sei frigido però. Matteo, sveglia! Cioè, non sta là che questa gli si sta buttando addosso. Lui non lo so che sta pensando. La priorità di Lucrezia, nonostante le promesse, è sempre la stessa. Andiamo a bere? Ma se ti abbraccio non provi niente. Se spingo un po' la gamba non provi niente. Ma sei assessuato? Non sono assessuato. Io sono bisessuata. Fabiana è un'inguaribile pornotrice. Vede peni anche su tra le stelle. Non penso che fa caso. Se si qualcuno si dovesse mettere insieme. Ma che vuol dire? Qualcuno domani c'è sta insieme. Ma che vuol dire? Nel senso che te vai, fai sesso, no che... così, ma se qualcuno... Nel senso che sei una ragazza seria. Ma chi te l'ha detto? Ma che è sta cazzata? Ma non è così. Tanto che te potremmo mai capire. Infatti, no, dai, no, no. No, no, dai, dai, sei, dai, dai, bevi. Sale? Cioè, state zitto. Non parla di me, pensa che tua. Fai quello che ti pare. Ma non serve. Non mi serve che dici cose belle, non mi serve che dici cose brutte. Fai come ti pare. A me non mi nomina. Caos. Non riesco a capire niente adesso. Ogni cosa che ti dico è sbagliata. Sì. Ma perché? Perché sì, perché tu c'hai un modo sbagliato di dire le cose. Non lo so, va fa tutto te. Meno male che ci sei te, guarda. Meno male che ci sei te, siamo tutti salvi. Adesso, non è arrivato qui, Alessio, non so. Grazie che avete spedito Alessio qui, grazie. Tra Clea e Alessio ci sono ancora degli strascichi. E lui ora è un uomo confuso. Talmente confuso che per schiarirsi le idee deve farsi aiutare da Lucrezia. Ah, la madonna! Che lama, lama! Che volete? Però addominale si sente, eh? Si sente? Sei c***o! Tu chi sei? No, io sono qua. No, ti devi... Ok, state qua voi due. Cerchiamo l'anello. Casti malissimo. Volete giocare? Non c'è problema, il diamantone gioca. Ma attenzione a quale patto organizzano Fabiana e Matteo. Questa cosa è santa. Hai visto? Hai visto? Se coalizziamo così. E ti ho detto. Facciamo una vacanza. Ma io cosa ti ho detto dall'inizio? Sei perché l'ho chiamata? Un amico. E io sono sempre stata, però basta che ogni tanto ci coalizziamo in un altro modo, poi possiamo fare gli amici. Ma facciamo così, facciamo il patto. Ok. Io ti s***o tutta la vacanza. Sì. Però ci coalizziamo. Esatto. Però me lo prometti. Perfetto. Come? Mi spiego. Io e Fabiana coalizzati per far sì che io possa farmi chi voglio allorché io la s***o fino alla fine del programma. Cioè, credo che sia il patto più bello che un uomo possa ricevere. Per i ragazzi è ora di affrontare una nuova giornata.
e soprattutto un nuovo ex. Andiamo a vedere in che condizioni si sono svegliati i nostri protagonisti, ma soprattutto Lucrezia. Ma cosa abbiamo fatto ieri sera, raga? Sesso sicuro a palla l'abbiamo fatto. Però bene bene, non mi ricordo bene. Sembra pure mi è piaciuto, però boh. No, proprio vagamente, ho giusto qualche ricordo sotto coperta, però non mi ricordo. Con quanto avete parlato qualcuno ha concluso? Ma che domande con quanto avete parlato? Oh, ragazzi, ma scusate! Beh, sono tutti quanti signori a parlare, orti, potevi rimanere sveglia invece di fare grazie. Tu hai concluso! Fabiana però questa mattina non ha nemmeno la voce per rispondere a Tony. No, perché io non ho promesso niente. Cioè, ragazzi, ci rendiamo conto. Denise, la Stella Marina, Santa Maria Teresa di Calcutta. Chissà se arriverà il sole, di sicuro è in arrivo un ex. Fabiana, Denise e Lucrezia, preparatevi. Sì! È sicuramente un mio ex. Arriva il patrimonio del mondo! È l'universo! E non esco più! Mi sento che è l'ex di Denise. Per tanto brindiamo comunque la tranquillità che c'era fino adesso e che non ci sarà più. Cioè, io non vedo l'ora, ve lo giuro. Cioè. No, in realtà spero che sia mio, così almeno mi levo subito il problema, il pensiero, sto tranquilla per qualche giorno. Ci auguriamo tutte quante, guarda. Sta a vedere domani. Io lo spero con tutto il cuore che sia il tuo ex, te lo giuro. Cioè. Vabbè, ma se tipo se ti arriva l'ex che ci tieni, non sei ansiosa. Cioè, guarda. Il mio ex è ex per un motivo. Sono io l'unica persona sensibile qua in mezzo, mamma. No, io sono insensibile, sono una per cui non me ne frega niente. Cioè, sono una romanticona, wow, proprio. Sì. Ragazzi, ma quanto c'ha questo ragazzo? Dai, amore, nuota, su! Quando arrivasse il tuo ex, di chi è che saresti più gelosa tra le ragazze? Tipo, se lui iniziasse a approcciare con una di noi tra... Chissà con chi! Beh, penso Fabiana, perché comunque caratterialmente c'ha, cioè, fisicamente c'hai più le caratteristiche in comune. Perché potrei rispecchiare di più te? Fisicamente sì. Denise, mi sembra un po' agitatina. Invece che un cocktail, ci facciamo la camomilla, magari. Eccolo, sta nuotando. Sto con l'ansia, non ha ragione, manina. Dai! Chi ha? Non capisco. Guarda! Muore! Non si muove il braccio, non mi vedo il tatuaggio. C'è un mancamento. Dai, di faccia a te. No, non mi sembra tanto tatuato, oddio muore. No, è vivo, è vivo. È vivo? No, ragazzi, è mio. Ma com'è? È mio. Ma quello prende. Non conosco il tatuaggio nel mio schiena. Ma com'è? Aspetta, vai. Come si chiama? Simone. Hai quello grave? Sì! Io mi aspettavo un bronzo di ghiaccio. Ma che scherzi veramente? Cioè, mi ha incurato il cocktail, manco mi saluta! Porca miseria, vi prego, mandatemelo un altro, rimandiamolo a mare. Gli si mette casomai anche un'ancora alla caviglia. Sono Simone, vengo da Roma e sono l'ex di Denise. Lei voleva una relazione, mentre io no. Mamma mia quanto parla! Se gli mettete una ciabatta in bocca, la posso pure portare a cena stasera. Mi piace distribuire amore. Come tutti i maschi, culo, tette, che sia più o meno alta così. Se me la date bionda con due bocce così, va bene lo stesso, insomma. Secondo me Denise potrebbe rosicare vedendomi con un'altra e quindi io le darò modo di farlo. Salute a Simone. E a questo inizio. E a Denise, che è molto più. Ah, con me non brindi? Strozzati. No, guarda, ragazzi, cioè io sono un giramento di palle. Dai, non fa quella faccia, vieni qua, siediti, su. Stai a fare la timida, mo. Ma sinceramente non ci azzeccate molto, secondo me. Sono sembrato il giorno alla notte, mi sembrano. Che begli occhi che hai, comunque. Grazie, cuccia. Eh? Cosa? Ah, vabbè, mi prendo un po' d'acqua, visto che qua l'alcol scarseggia. C'è ragione pure tu. Ciao, ragazzi, ci vediamo dopo, Pensa. E io il bacino, anche lo dai il bacino. Anche lui voleva il bacino. Vuoi il bacino pure tu? Vieni qua, c'è il coraggio. No. Meno male che lei aveva dei bei rapporti con gli ex. Secondo me volano ciabatte stasera. Che se la prenda! Non lo voglio! Non lo voglio! Cioè, dunque, basta. Io stasera prevedo mazzate. No, io lo ignoro proprio. Lo spavaldo Simone è pronto ad avventarsi su Fabiana. Ci vorrebbe proprio una bella situazione intima, carica di sensualità. Andiamo a fare un'attività, Vale, che è scano di par. Aiuto.
cucciolo, ovviamente sei paura, tranquilla, siamo in due. Ma perché ho fatto questa cosa così? Non lo so. Secondo me Fabiana ce la fa, è che non ce la faccio io. Non potevamo bere qualcosa prima, così mi veniva un po' più automatico. Oddio. Cucciola, non avete paura, ci sono io. È una c***o di figata. No, de culo no, però, porco demonio. Vado? Vai che arrivi. Sicuro? Vai, vai. Io vi odio. No, però le spaccate le fai bene, eh? Perché a me? Perché io? Io sono biondo, ho difficoltà a fare queste cose. Aiuto! No. Però Fabiana ce l'ha, può essere che ce l'ha più della schiava dei vostri. Chi è? Sì. Chi è? No, è uscita Fabiana, come avevo detto. Ah, mi ha azzeccato! Era il tuo? Fabiana non c'è uccello che non prende al volo. È successo quello che volevo, quello che desideravo, è arrivato l'ex di Denise e è uscito con quella che Denise reputa proprio la peggiore. Io ho fatto un cappottino positivo, no, ma stai, è un bravo ragazzo, comunque di qua di là. Esce morto di figa dal mare e sono rimasto così. Brindiamo a questa uscita, che a me è piaciuta. Sì, anche a me. Fabiana. È una scoperta che mi intriga sempre di più e voglio andare a vedere dove vuole arrivare. Per recuperare la voce stasera è impossibile. Conosco un modo per fartela recuperare la voce. Cioè? Chiudi gli occhi. Ma io ho paura. Ammazza, che è? Oh. Cosa ti metti la lingua in bocca? Ma che ti metto la lingua? Ti posso mettere la lingua in bocca? Era quello che ha detto, però ho evitato. Quindi stanotte dormi con me? E tanto vediamo, dormo con chi voglio. Mamma mia. No, intanto sono in stanza con Matteo per ora. Devo eliminare una persona, quindi, ho capito. Sì, devi eliminare Matteo. È simpatico, però non, tipo, esteticamente non mi... Mio tipo, non puoi capire, le prugne secche del cesso, sembra una tosse. No, neanche. Matteo è stato informato dello scherzo. Ora non resta che vedere come reagirà Sasha. Non ci siamo. Oh, vieni qua sotto Luca. Oh. Una villa immacolata, l'avete resa un p***o marcile. Ragazzi, chiamavolo. Mi fai... No, ma no. Che è successo? No, dai, se non è... Ah, fermati qua, non andavo via. Chi è? Vorrei sapere chi di voi che c***o è successo. Di chi è quella p***a? Che c***o bagno? Allora, aspetta, a parte di scherzo, ditemi seriamente chi è... Cioè, almeno... Se lo scherzo, ditemelo, che c***o. Se uno scherzo, ok, però chi è che c***o? E ha lasciato la m***a così. Di c***o, ditemelo. Di c***o, ditemi veramente di c***o. No, però. Che cosa? È un dattero. Ma veramente un dattero. Asha, Andrea, mi hai messo paura. Per dare un'ulteriore scossa alla serata, sono arrivati in villa dei ballerini di flamenco, pronti a travolgere i ragazzi con musica e danze. Però, eh no, per una questione di tip tap era più... E la webba! Festa spagnola, ragazzi, bellissima. Gli abiti bellissimi, i ventagli stupendi, è tutto magnifico. E finalmente, trascinato dalla passionalità del flamenco, Matteo incomincia a mettere in atto il suo avvicinamento a Denise. Mi fai agitare? Addirittura? È carino Matteo come ragazzo, dai. So più acerbiata. Potrei andare avanti per ore. Andiamo avanti per ore. Fondamentalmente puzza ancora di Fabiana. Ora facciamogli prendere un po' d'aria, poi si vede domani. Hai fatto tanto con Fabiana prima di poter entrare vagamente nel mio letto per dormire. Per dormire basta, è lunga. Vabbè, accetto la sfida. Un giorno forse te la faccio annusare. Io voglio andare a letto con Denise a tutti i costi. Ma Fabiana non ci sta e si riprende la scena puntando sulla strategia. Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico. Anzi, fattelo e basta. Stiamo stringendo amicizie femminili.
alle amicizie femminili, ragazzi. Ragazzi, è follia. Potresti per favore baciarmi lentamente senza aggredirmi? Fabiana è stata l'unica a farmi bagnare stasera, letteralmente. Olè. Io intendo. Simone, non sai con chi hai a che fare. Sto giocando, ma che fai? Hai giocato! Hai visto? Io non ti ho fatto niente, ma hai buttato un cocktail in faccia! Tanto mi dai! Questa è follia. Capito? Ma non alzare le mani alla donna. Ma hai alzato le mani? No, ma viene la pizza in faccia! Guarda che ho gli occhi rossi! Cioè, io conosco un Simone che è pacato, che comunque è più tranquillo. Capisci? Senza parlare, aspetta. Mi tiri un cocktail, tu mi offendi. Va bene che scherziamo un secondo, sto parlando, ma che sei? Un cocktail pieno in faccia! Mi posso parlare? Così no, non ci sto, non va bene. Se io posso averti offeso in qualche modo, ti chiedo scusa. Ok, però capisci che... No, tesoro, aspetta un secondo. Poi dopo mi dici tutto con tutta la m***a che vuoi, mi prendi pure a pensare e faccio, rimango qua, mi metto in ginocchio. Mi metto... Ho detto cose cattive, mi dispiace anche a me. No, ascolta, no. Non sto di cose, non so, sto soltanto dicendo che mi dispiace. Ciao, dignità. Oh, no, posso aver sbagliato? Oh, vabbè, ho capito, è andata come è andata. Che dico, ok, cioè, ma per zitta al no, io ti cioè, io adesso mi impegnerò perché comunque si crea all'interno un gruppo per divertirsi. Matteo, ecco. Simone e Sasha, correte in spiaggia, è di nuovo tempo di ex. Classico. Dove sta arrivando la mia ex? Sarebbe un bel problema perché già la situazione non è facile. Volevo andare io però. Sono un po' agitato, ma ci saranno degli stimoli veramente forti, impattanti e nuovi, quindi questa cosa mi dà molta carica. Io sono agitatissimo, te lo dico. Secondo me è l'ex di Sasha e c'ha appuntamento con te. Ma sta cosa me la sentivo pure io. Ma l'ipotesi che arrivi una ex di Sasha non lo lascia per nulla sereno. Non sopporterei che qualcuno se l'abbraccia, la tocca, cioè mi manda fuori di testa a vedere certe cose. In bocca al lupo. Altristi uomini qua, in bocca al lupo. Mi creerebbe molto, ma non è fastidio, molto di più, mi potrei arrabbiare pesantemente. Io vi dico una cosa, io dichiarerei, se vi dà fastidio una cosa e l'altra, cioè ditelo prima che ci fa una merda. L'ho già detto che a me mi dà fastidio, lui lo sa che mi dà fastidio. Io non ho avuto mai nessuna ex, solo una ex, cioè, seria. Quindi se quella che dico io, se la mia ex... Vabbè, ma perché sei innamorato ancora o no? No, innamorato no, vediamo. Sono curioso. Sarà veramente un casino. Ciao, sono Fanny, faccio 29 anni oggi e sono l'ex di Sasha. La nostra storia era tutto ciò che non è sano. Parla troppo. Troppo e troppo veloce. Io ho sempre mille problemi, mi fa male la pancia, mi fa male la testa, non mi sento bene, e quello e quell'altro. L'uomo che vuole stare con me deve essere sicuramente un uomo di carattere, che sa quello che vuole, che non è emotivamente instabile. E soprattutto non deve mai mancare la passione. E lui si sistemava, faceva da solo. Sessualmente. Mi voglio vivere al massimo questa esperienza, mi voglio divertire a mille. Se lui vorrà avere un bel rapporto con me, di amicizia, di rispetto, ne sarò felice. Se vorrà la guerra, che guerra sia. È freddo. Vai, la mia. Geloso, eh? Lui? Uff. Vabbè, adesso non dovrebbe più essere geloso. Attenzione. Tutto questo affetto da parte sua non me l'aspettavo. Non so quanto sia forzato o quanto volesse davanti agli altri due marcare il territorio. Non lo facevo, cioè, così... Perché devo stare attento come fa. Guarda male già, cioè, solo per i commenti. Chissà per il resto, vediamo un po' stasera. Ma scusa, lui cos'è che vi ha detto di me? Come mi ha descritta? Una bella ragazza, formosa, con tutte le cose al punto giusto, vado giusto? Sasha, cercherai piano piano di mettere un po' di paletti e di non lasciare che gli altri si avvicinino troppo a me. Paura. Fanny, benvenuta a Ex on the Beach. Prendi per mano Simone e godetevi un momento di relax insieme. Succede, Minchia, okay. C'è proprio un ribaldo. Che famo? Così vediamo. Se prima avevo litigato con mezzo gruppo, poi vado a litigare con l'altra metà. No. Ragazzi, che dire? Ma probabilmente se avesse avuto un coltello me l'avrebbe infilato dietro la schiena. Divertitevi. Ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo.
Simone, se ci prova saranno cazzi suoi, nel senso può anche provarci, poi bisogna capire cosa succede, perché io parlerò con Fanny, è normale. Ho due stelle, ti sei fatto te, eh? Io mi vivrò la mia esperienza come mi sento di viverla, non lascerò che mi impedisca di fare niente che io non senta di fare. Ma quello è per noi, possiamo averlo? Sì, lo sappiamo adesso. Dai. Ma ti brindiamo. A me, è il mio compleanno, tanti auguri a me, scusa. Simone e Fanny sono arrivati in villa, ma ad aspettarli ancora non c'è nessuno. Ne approfitteranno e si godranno questo nuovo momento di solitudine. Hola! E Sasha come reagirà quando li troverà da soli in villa? Ma andiamo a vedere cosa succederà nella prossima puntata. Matteo continuerà il suo assalto a Denise. Falso. Sasha continuerà a non trovare pace. I ragazzi dovranno affrontare la prova più dura di sempre. Una serata culturale. Due nuovi ex semineranno il panico in villa. Ma soprattutto scopriremo chi sarà il prossimo ex.